Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Oggi vi spiego come risolvere questo errore dell'easy anti-cheat che si trova su Apex Legends, perché io ho risolto già altri errori come questi su Fortnite e altri giochi. E poi per non parlare anche di un altro gioco, Call of Duty Warzone, riguardo all'avvio. Li troverete tutti in descrizione se vi interessano, oppure se avete avuto problemi. Quindi ragazzi, in questo video vi spiego solamente come risolvere questo easy anti-cheat molto facile. Quindi quello che dobbiamo fare è andare nella cartella dove avete installato Apex. Adesso vi faccio vedere. Ok, io ho scelto la destinazione sbagliata e l'ho salvato nella cartella Star Wars Jedi Battlefield 4 Apex. Eccolo qua. Andiamo nella cartella easy anti-cheat. Esegui come amministratore sull'Easy Anti-Cheat. Riparazione. Finisci. Questo è come risolvere l'errore su Origin. Ora, su Steam invece è un'altra cosa. Su Steam invece facciamo direttamente così. Ad esempio, prendete un gioco qualunque. Beh, io per esempio, ok? Per esempio, prendiamo così Elden Ring. Invece voi prendete Apex. Andate su impostazioni, proprietà, file locali, verifica integrità dei file di gioco. E state certi che si riparerà in meno di 2-3 minuti, ok? Poi, se non dovesse funzionare, ragazzi, andate su Origin, cliccate su impostazioni, ripara gioco e partirà così una riparazione. Una volta completata la riparazione, andiamo su Play e avviamo il gioco. Non vi preoccupate, non avete perso i vostri dati. Abbiamo solamente risolto l'Easy Anti-Cheat più Apex Legends. Era ovvio che lo facesse, l'elaborazione e compilazione della shader. Ogni volta che provo a ripararlo mi esce sempre questo. Quindi ragazzi, spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo nell'aiutarvi a risolvere questo Easy Anti-Cheat. Quindi io ti consiglio di iscriverti al canale, di attivare la campanellina e di lasciare un like. E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!